E ciao a tutti bella gente, bentornati sul mio canale. Oggi siamo di nuovo su Wildfinder e andiamo a parlare un po' in generale di quel che riguarda il farming, level up, qualche dritta, insomma, qualche consiglio qua e là, anche per i potenziamenti appunto del personaggio, delle armi, eccetera. Dunque, inizialmente conviene concentrarsi logicamente sulla storia principale, perché si fa sbloccare diverse robe. Tra diversi dungeon, diverse possibilità per sbloccare equipaggiamenti, robe varie, quindi andare a concentrarsi all'inizio sulla storia è molto importante, quella principale, fino ad arrivare a quello che io chiamo punto morto, nel senso che come storia ci manderà a fare un dungeon, o chiamiamola una trial, diciamo, cioè quei dungeon dove si fanno solo i boss, che magari cominciano ad essere anche difficili o in rosso, vi faranno tirare giù qualche santo. A quel punto interrompete la storia principale e potete o concentrarvi sulle secondarie e per fare qualche esperienza, qualche oggetto, eccetera. Oppure, e tra le secondarie ce n'è una che più che altro vi consiglio, che è dall'NPC che ci fa fare le pozze. È molto utile perché ogni pozza ci dà un effetto differente, un buff che dura circa un minuto, no, circa dura un minuto, però oltre a quello ci dà anche la possibilità di avere il 5% di esperienza in più per 5 minuti. Ok? E dobbiamo andare da questo coso che ci definisce un goblin, per me è un gremlins. Nelle creazioni oggetti, quando ci darà la missione, creando le varie pozze, dovremo farne diverse, credo, non basta una. Comunque, vabbè, dopo qualche pozza, concluderemo la sua missione e alla conclusione, come vedrete, ci darà uno slot in più nelle pozze. Quelle delle ristoratorie della vita non si possono toccare, vedete, non posso andarci. Possiamo solamente cambiare quelle nelle slot poi aggiuntivi. Però una volta sbloccato facendo una mini missione con lui, ci sbloccherà lo slot, potremo inserirle. Queste qui, ogni pozza dice che magari aumenta la difesa, la potenza d'attacco per 60 secondi e può essere di più il valore di quel buff in base alla pozione piccola, grande, eccetera, no? E mentre per l'esperienza rimarrà sempre quel 5% per 5 minuti. Però buono. All'interno dei dungeon, la cosa buona, diciamo, da farmare fondamentalmente, ragazzi, non è tanto andare a ammazzare tutti i mostri che ci sono in giro, perché danno un po' di esperienza, ma il gioco non vale la candela, è più la perdita del tempo. Quindi conviene più che altro tirare in quel caso dritto, diciamo, al boss e poi buonanotte. Ok? E però tutti gli scrigni che andiamo a trovare per strada, conviene quelli aprirli tutti. Per il semplice fatto che ci danno, vabbè, a parte l'oro, però ci danno un sacco di materiali utili e a volte anche abbastanza, anche parecchi, devo dire. E quindi li conviene mantenerli, come per esempio, vediamo un po' se qui devo ancora familiarizzare con il menu. Ci possono dare molti frammenti di pietra delle tenebre. Questi sono utili per creare queste altre pietre, che servono per potenziare le affinità del personaggio, delle armi, sono materiali da crafting, insomma da potenziamento, quindi questi sono molto utili e molti scrigni ne danno anche parecchio, ne danno, quindi questi vi consiglio, quegli scrigni sia quelli normali che, vabbè, posso, più che altro quelli normali, posso, quasi spesso vi dà solo un po' d'oro, però possono anche quelli dare materiali diversi, ok? E soprattutto quelli dove tocca fare quella combinazione di luci, no? Quella cagata lì, insomma. E quelli vi daranno spesso, insomma, un sacco di materiali utili, anche tra questi. I mostri vi daranno gli echi, che sono comodi. Direi di cominciare direttamente da quello un attimo. Allora, innanzitutto gli echi, a tratti mi sono spiegato male, non è tanto lo stesso eco dello stesso tipo, cioè due echi uguali mi fa risparmiare valuta da inserire, che vado a spendere per inserirla, ma se un eco ha il simbolo di una spadina, inserirlo in uno slot che ha la spadina va a spendere meno. Un eco che ha il simbolo dello scudo, inserendolo in uno slot che ha il simbolo dello scudo, richiede di meno valuta per inserirlo. Ecco, la differenza è quella. Se no potete metterli anche come vi pare. Dove vi mancano, io per dire alcuni non ce li ho messo quelli, anche perché poi ancora c'ho pochi slot, quindi ho preferito anche qualcosa che al momento fosse un pochino più utile. Okay. Si possono potenziare, come vedete, questo l'ho portato a livello 5, consumando la polvere. Quelli di uso comune, quelli in grigio, come posso dire,
c'è scritto proprio in comune, tolta la fase iniziale che avete solo quelli, quindi quelli vi terrete, una volta che andrete a cambiare con quelli verdi, blu, viola, eccetera, io li sto bruciando, cioè chi li tiene per poi PG dopo, a me non me frega niente, penso adesso questo, cioè concentriamoci su un PG. Quindi quelli comuni è buono bruciarli perché vi fate comunque sì, un sacco di polvere e con quella andate a potenziare i vari glifi, cominciando da quelli che secondo voi per la vostra classe, per la vostra build, quello che sia, sono più utili. Ok? L'unica cosa che mi pare, al momento perlomeno, non si può fare, poi non so se è una cosa che sbloccherò più avanti nel gioco, non so se è una cosa che sbloccheranno più avanti loro con i futuri aggiornamenti, e da quello che vedo al momento non si possono upgradare gli echi, cioè non posso portarlo da verde a blu, da blu a viola, ok? Quindi si posso solo potenziarlo. Quindi ho valutato anche un attimino su cosa anche potenziare. Io ho pensato a questo verde perché al momento è quello che mi interessava di più, però sappiate che appunto mi pare che, cioè non è, io penso che una volta arrivata al massimo c'era l'upgrade, ecco diciamo, di questo glifo, ma in realtà a quanto pare non è così. Posso solo rimuoverlo, eh? Non si può upgradare. Ripeto, poi magari più avanti, boh, forse. Forse sì, non ne ho idea al momento. Però per quel che riguarda in questo momento qui, no, si possono solo livellare. Però livellandoli sono tante statistiche in più, cominciano ad essere. Ok? Le abilità, man mano che si va avanti, si possono potenziare e aumenteranno dei loro effetti, che può essere il danno, può essere aumenta una meccanica che è base del vostro personaggio. Esempio, ok? Quindi valutate un attimino quello che vi può interessare, anche se magari, che non so, questa è la skill che utilizzate di più, faccio per dire, quella che sia, qualsiasi personaggio sia, non è detto che allora, beh, potenzio questa, perché magari ti dà una roba che non serve un cazzo, quest'altra skill invece magari dice che ti potenzia questa, che usi te. Quindi magari un attimino leggete bene, valutate un attimino quello che andate a mettere. Le affinità e le affinità sono delle cose molto utili, cioè l'affinità del personaggio e l'affinità dell'arma. Del personaggio, io vi consiglio di portare intanto, cominciando da quella più utile secondo voi, al 5%. Tanto, perché al 5 e al 10% si bloccheranno per ogni categoria, diciamo, per ogni disciplina, per ogni insomma, affinità delle passive che sono praticamente delle meccaniche della vostra classe, fanno parte della meccanica o delle skill della vostra classe, ok? Quindi avere intanto un 5% ci sbloccherà intanto un'affinità, una nuova passiva e in più comunque sia un 5% in più di quelle statistiche in base all'affinità, concentrazione mentalmente delle statistiche, quest'altra e queste altre ancora, ok? Quindi potreste portare questa al 5% e dare qualche up magari anche quelle dell'arma, ok? Concentrarmi un pochino su queste e poi finire il lavoro qua portandole al 10%, anche se secondo me conviene andare direttamente a questo il prima possibile, perché comunque otterremo due passive per ogni affinità adatta alla nostra classe, in più avremo un totale di 10% bonus su quelle statistiche. Quindi più poi dopo andranno a aumentare le stat in generale del personaggio, più questo 10% si farà sentire. Ok, quindi secondo me conviene prima puntare a questo. E le valute come si fanno? Appunto facendo il dungeon. Quando andate a fare il dungeon, allora, c'è la maniera, diciamo, easy, solo per il farming, a discapito dell'esperienza, che si va a mettere una cosa, cioè nel senso per farla veloce, si va a mettere una cosa più bassa, ha comunque un livello di difficoltà più alta possibile, vedete, sono addirittura alla metà, quindi va bene anche qualcosa un po' più alta, se per fare un esempio, e mettere un mutatore. Il mutatore migliore è questo, soprattutto quando si gioca in solo, perché praticamente così tutti gli altri creano dei disagi, diciamo, all'interno del dungeon. Magari i mostri sono più forti, o ti avvelenano, o ti infuocano, oppure tu scivoli su una buccia di banana, e caschi, sbatti il culo, ti spacchi la testa, hai un ginocchio, un gomito, ti mettono l'occhio di vetro, insomma succede un po' di roba. Mentre avidità, cioè, dovete essere masochisti per farvi del male, cioè dovete dire sì, metto questo apposta, voglio farmi del male, perché come funziona? Ogni mutatore comunque che andiamo a mettere aumenterà l'esperienza e la qualità anche un po' di cose che si trovano all'interno, soprattutto dell'esperienza però. Però cosa dice? Che troverete dei cumuli d'oro, più ne raccogliete, più i mostri vi spaccano il culo.
quindi voi mettete mutatore, non raccogliete quei cumuli d'oro che vi danno 4 spicci, veramente 4 spicci. Però, avendo messo il mutatore, farete più esperienza. Non so se è un altro raccoglierlo, questo vada a interagire anche su di voi. Onestamente, non lo so. Però, magari lo fate nelle cose in solo. Siete sicuri che non subirete danno? Credo che sia comunque personale, credo il danno. Non azzardo ancora un po' di più, però a leggere, più oro prendi, più danni subisci dai nemici, quindi penso sia proprio personale. Però, vabbè. E, oppure, per quel che riguarda soprattutto le esperienze, ma in generale esperienze e farming, conviene logicamente andare nelle cose più alte possibili, senza stra-esagerare. Fare una prova non costa nulla, perché poi magari il matchmaking la fate tranquillamente. Allora, più è alta la roba, logicamente più è l'esperienza che ci va. Se siamo però troppo più bassi di un certo livello, probabilmente faremo meno danno, ci spaccano il culo, però un po' dipende da tante cose. Fare una prova non costa nulla. Vedete che non va bene, dice, vabbè, allora vado a qualcosa di più basso. Questo qui, per esempio, sta trattandosi di un dungeon, vediamo che difficoltà posso metterla. Ce l'ho uno, metto il mio mutatore. E basso, dico, vabbè, c'è bisogno di uscire, comunque vabbè, questo è già molto più alto, vediamo se c'è qualcosa, diciamo, queste sono tutte, cioè, quelle che io chiamo trial, ecco, non so, questa 752, non vado tanto a sforare, però per dire, questo già è un po' troppo basso, posso provare anche a livello normale, vado a mettere il mio mutatore, sarà comunque esperienza perché è addirittura più alto di quello che posso, però cercheremo sempre di mettere a prescindere il livello più alto possibile in base alle possibilità, quindi per questo dico adesso questo è molto alto, però potrei anche fare una prova, mi dispiace per chi beccherò nel danno, però per fare una prova, per togliermi la curiosità, adesso ragazzi non è la fine del mondo. Faccio una prova, vedo no, no, proprio non è per me, può abbassare un po', ok? Quindi cerco di tenere quello più adatto possibile a me, ma senza mai dimenticare il mutatore. E queste più esperienze, più materiali. Logicamente più è alto, più ci vorrà il tempo per finirlo, quindi per quello che dipende da quello che state facendo. Più che altro farming veloce dei materiali, mettete qualcosa di un po' più basso, lo tenete più alto possibile e mettete il vostro mutatore. E fatevi il dungeon a nastro, lasciate perdere i mostri inutili, raccogliete tutti gli scrigni, quindi sì, e in questa maniera fate materiali e esperienza, dipende appunto dall'esigenza che avete in quel momento. Dunque, io penso che per questo discorso non mi pare che c'è bisogno di aggiungere nient'altro, direi che la si può finire qui. Se c'è qualcosa che vi interessa a livello di video, magari fatemi sapere, perché anch'io ancora sono anch'io all'inizio, però è abbastanza intuitivo, dai, come gioco non è così complicato da capire robe. Poi ci sarà qualcosa in più che si impara giocando, per carità, però è molto intuitivo. Se c'è qualcosa in più o da aggiungere o che vi interessa, lasciatelo scritto qui in un commento e vi invito a lasciare un like intanto se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile soprattutto. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, logicamente, attivare la campanellina qualora vi interessassero futuri video e appunto, fatemi sapere cosa ne pensate del gioco. Andiamo avanti, vi può interessare qualche tipo di video particolare? Fatemi sapere qualcosa, ok? Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Buon game a tutti, come sempre, mi raccomando, fate i bravi. Ciao!